Le lacrime di Martino Gianni, la gioia di tutto il popolo gialloblu. Rimarrà indelebile la giornata del 4 settembre 2016 in cui Porta Santo Spirito ha fatto il super cappotto conquistando la terza lancia in altrettante edizioni della giostra, salendo a 34 nell'Albo d'Oro a una sola lancia di distanza da Porta Sant'Andrea che dopo aver ritrovato il 5 non è riuscita a ripetersi agli spareggi. Così come Porta del Foro che ancora ha sfiorato solamente il titolo e Porta Crucifera tristemente fuori dai giochi troppo presto. Ogni giostra, Cicerchi e Scortecci sembrano essere in grado di sfornare almeno 2-5, una coppia destinata a trovare nuovi record. Complimenti a tutta la squadra tecnica perché siamo una squadra fortissima. Elia, senti, ovviamente questa resta nella storia perché tre giostre con quella straordinaria raramente si ripeteranno e saranno vinte sempre da un solito quartiere nell'Albo d'Oro, insomma è un anno davvero straordinario. Magari può succedere, certamente che è un anno straordinario perché insomma vincere tre giostre su tre con tutte le faccende che ci sono successe è un anno che difficilmente si potrà ripetere. Ebbene sì, tutti dicevano faremo la storia, boh, magari l'abbiamo fatta, non lo so. Martino io lo devo ringraziare perché ha sempre avuto un sacco di fiducia in me anche quando... Cioè, si vinceva uguale perché lui era un marziano, però magari arrivavano meno da me i punteggi, quindi io sono contento di averlo reso anche orgoglioso. Alla fine siamo un prodotto suo, quindi è giusto che si commuova. Ma perché, che hai fatto? Martino piangeva. No, te che hai fatto? Ho fatto bene, credo. Grazie.